Venga, signora. Che ha detto dovrebbe toccare una donna. Prego. È sposato. Conferma. 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 Maria De Filippi in una fugace apparizione da Faritoi. Ciangala De Filippi. Salutiamo Maria. Ammazza. Non c'è il bicipite. C'è il gru. No, dottoressa, no. No. No, ma perché deve ridere alle mie spalle? Va bene. Manuè, cerca di capirmi. Ho degli obblighi umani, morali. La dottoressa dice, se è vero che lei mi ama come sostiene, dice, lo sfidi a braccio di ferro. Va bene. Calma, calma, calma. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Cosa sta suonando lei? Braccio di... Vabbè, adesso... Signora Tenga, calma. Allora, tu fai così? Vabbè, sì, tanto... Mamma mia. Bene. E... Maestro, mi aiuti, eh? Uno, due, tre... Prego! Oh. Dottoressa, non c'è una mano! È un'esperienza mistica! E vado in fondo! Forza per... Ah! Ah! Mi ha disintegrato! L'ho fatto per lei! Ma come ho visto abbastanza? Mi sono gettato tra le fiamme del pericolo! Ma come non l'amo come pensavo? Lei da stasera è la mia Olivia, perché io sono braccio di ferro. Lei è lunga, magra magra col collo lunghissimo. Sì. Lei è veramente un irriconoscente, è proprio bella senza anima. Dopo tutto questa cosa, io intanto vado un attimo al punto medico qua del centro Rai. E tu però, ha detto la dottoressa, mi ha salutato nella maniera più dolorosa possibile. Mi ha detto, mentre io vado a cercarmi un altro uomo e quindi cambio vita, cambio uomo, cambio amore, l'ha puntato, può cambiare pacco. Grazie Maria. E non è che presento col braccio, devo parlare, non è che... Chissà, domani sera forse... Allora, accetto l'offerta della dottoressa. Ah, sì. Lo sostituisco con il Lazio. Vedi, come tecnico, come carabinieri, lo sostituisco atteso che, come il verbale, atteso che il pacco 16 poteva arrivare... Posso fare io? Verrà sostituito... Come? Posso portare io? Da chi vai? Dal 5 prendo io... Sei incensurata, Marilena, e questo arriva in guarda in faccia a nessuno. Sì, comportati bene, arriva l'arma. Prego, il notaio verbalizza questa serata di grandissima legalità. È stato bello stare con voi in questi anni. Vi scriverò, ma con l'altra mano, con la sinistra. Allora, uomo dell'arma. Andiamo insieme, dai Flavio. Andiamo insieme. Dove? A prendere il partito. Pensiamo noi accompagnati dal dottore a vedere la sintomatologia. 19, 17, 2. Io che volevo fare il carabiniere, andare in giro con l'appuntato per me. È un sogno che si realizza. Mamma mia, sì. Come andate voi così? Drinchi, Apri. Da chi andiamo? 17, Liguria. Liguria. Monica. Questa c'ha l'enoteca. Controlla se ha fatto... Come? Apro io? Apri tu. Hai fatto il test del palloncino, c'ha l'enoteca, sì. Questa è embriaca. Solo scavicchio? Solo. Aspetta. Guarda l'appuntato. La faccia sospetta? No. No, no io. Che guardi a me? Lei? Io... Sì, lo so, sono aspirante, quindi non merito di guardare. Non va bene. Non va bene? Non va bene. Aspetta. Apri. Quanto non va bene? Mazza che prezzi che fa da stenoteca che c'hai. E che? Apri, apri. Apri. Straordinari!
Prego, ma... scusi, mi aiuta a battere le mani una per una perché non muovo il braccio ancora. E mettiamoci d'accordo. Fermo, stia fermo, batto io. Stia fermo! Vengo io che l'altro sono invalido ormai del combattimento. La... Grazie. Volevo battere le mani, ma il carabiniere mi ha estratto l'omero. Vabbè, ridete a questa faccenza, dottoressa, che ha detto su, su, insinna, lasci stare gli appunti, questa puntata la presenti a braccio. Ma che ridete, ma che ridete.